Tornato il premio Calabria che lavora, anche quest'anno tante eccellenze calabrese sono stati dati un riconoscimento. Ancora una volta una grande squadra, squadra Buccinate. Sì, grande, grande piacere per aver condiviso stasera con tanta eccellenza della Calabria. Eccellenza significa essere capaci di distinguersi da quel mondo che poi alla fine con spirito di sacrificio riescono a portare sempre a termine. Noi calabresi abbiamo questo DNA particolare che io dico sempre agli imprenditori: credeteci. Spesso mi viene detto la risposta di luogo comune, ma sai, ci sono, ma chi crede veramente nella propria attività riesce sempre a portare a termine il proprio lavoro, e lo fa con grande passione, con grande amore. Stasera sono stati 36 gli imprenditori, tra cui abbiamo avuto veramente grande eccellenza, abbiamo avuto tanti personaggi nel mondo della televisione, abbiamo avuto un sacco di imprenditori, da quello che può essere il pianificare anche con le aziende, fare rete con le aziende, perché molti si sono incrociati, alcuni imprenditori già si sono scambiati i numeri, e questo interessa a noi, creare indotto, creare rete di affari e di business, come dicono gli americani. Quindi per noi aver finito questa 23ª edizione è un grande diciamo punto di arrivo, ma mai fermarsi, perché siamo già pronti per la ricerca della 24ª edizione. Una grazie. Location stupenda, quella della Villa Caleo. Sì, quest'anno abbiamo deciso di cambiare location e farla in questo meraviglioso scenario, un paradiso immerso in questa meraviglia che è Villa Caleo, che ci ha ospitati per questa 23ª edizione. Ringraziamo il titolare Natale Prince, la signora Grazia Rugolo, tutto lo staff che ha un po' dato veramente il senso a questa cena di gala. Quindi per noi è stato un grande piacere essere qui a Villa Caleo stasera.